Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e come sempre, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, commentare, mettere mi piace. Aiutatemi a far arrivare questo canale a più persone possibili. Come dico sempre, siate curiosi e non fermatevi alla prima. Oggi parliamo di un film uscito da poco al cinema, il 21 marzo scorso, ma che in realtà è un film dell'anno scorso. Presentato al Festival di Cannes del 2023, a novembre dello stesso anno ha avuto una limitata distribuzione nei cinema negli Stati Uniti per poi finire direttamente su Netflix USA. Qui in Italia, invece, secondo me più che ha ragione, la Criede ne ha acquisito i diritti di distribuzione cinematografica nelle sale. Dico ha ragione perché secondo me questo è un grande film d'autore, con milioni di sottotesti da interpretare, un cast in stato di grazia, un'ottima sceneggiatura e soprattutto un regista con la R maiuscola al timone. Il film si intitola May December, scritto da Sammy Birch e diretto da Todd Haynes. Con protagoniste, e mai questa definizione è stata più azzeccata, Julianne Moore e Natalie Portman, e con un sorprendente Charles Melton. Come ho detto prima, questo è un gran bel film d'autore e forse è proprio questo il suo problema. Vi spiego perché dopo la sigla. Camera and motherfucking sound! Partiamo dal regista Todd Haynes, classe 1961. Nasce ad Encino, California, e nel 1985 termina il suo percorso di studi laureandosi in semiotica presso la Brown University di Providence, Rhode Island, una delle università più prestigiose del Nord America. Todd ha una grande passione per la letteratura e il cinema e nel 1987 realizza il suo primo cortometraggio. Dal titolo Superstar, The Karen Carpenter Story, short film in cui il giovane autore racconta la storia della cantante Karen Carpenter usando delle Barbie al posto degli attori. Il corto a livello realizzativo è molto amatoriale, è disponibile su YouTube, se avete voglia di guardarlo vi lascio il link in descrizione. Ma quello che colpisce è proprio il tema di questo progetto. La cantante Karen Carpenter infatti ha sofferto per tutta la sua carriera, dal 1963 al 1983, di anoressia nervosa, arrivando a pesare fino a solo 35 kg. Non è un caso che Todd Haynes abbia scelto una figura femminile così sofferta per il suo, anche seppur piccolo, esordio nel mondo del cinema. Perché proprio la femminilità nella sua accezione più profonda e filosofica sarà il fil rouge di quasi tutta la sua cinematografia. Nel 1991 Haynes realizza il suo primo lungometraggio. Un film diviso in tre episodi, ispirato a tre diversi romanzi dello scrittore francese Jean Genet, cioè Notre Dame de Fleurs, Il miracolo della rosa e Diario del ladro. Il film si intitola Poison ed è diviso in tre capitoli. Il primo dal titolo Hero, nel quale vediamo un bambino di 7 anni uccidere il padre a colpi di pistola e poi volare via libero dalla finestra. Il secondo capitolo è horror, nel quale uno scienziato riesce a isolare l'elisir della sessualità umana e dopo averlo usato su se stesso diventa un lebbroso assassino, metafora piuttosto esplicita della piaga dell'AIDS. E il terzo capitolo si intitola Homo, storia di un'attrazione omosessuale tra due detenuti di una struttura di detenzione minorile. Il giovane Todd, nonostante negli anni 90 dichiararsi omosessuale negli Stati Uniti non fosse proprio una passeggiata, sin dai primi passi della sua carriera dichiara apertamente di essere gay, anzi, impregna il suo cinema di tematiche di sensibilizzazione ai diritti degli omosessuali. Ed è uno dei fondatori del cosiddetto New Queer Cinema, un vero e proprio movimento di cineasti omosessuali, indipendenti, attivisti. Nel 1995 il regista incontra la sua musa, cioè Julianne Moore, attrice con cui creerà un vero e proprio sodalizio artistico. Proprio nel 95 infatti esce Safe, primo film del duo Haynes-Moore, nel quale l'attrice interpreta una donna talmente ossessionata dall'igiene da decidere di vivere in isolamento dal resto del mondo, in un ambiente asettico e protetto da qualsiasi agente infettivo esterno, praticamente un precursore della pandemia. Nel 1998 Haynes realizza un film che ai tempi creò un hype pazzesco, cioè Velvet Goldmine, film che racconta la nascita del glam rock come movimento culturale, molto liberamente ispirato alle vite di Oscar Wilde e David Bowie. Il film ha una colonna sonora pazzesca. Brian Eno, Tom York, Venus in Furs, Placebo, il meglio del meglio di quegli anni. E in questo film Haynes riesce ad unire a letteratura e cinema l'altra sua grande passione, cioè la musica. Il film Velvet Goldmine, almeno per mia modestissima opinione,
non appaga tutte le aspettative. È un film piacevole e se avete voglia di vederlo lo trovate su Amazon Prime Video. Nel 2002 Haynes realizza il suo secondo film con Julianne Moore, cioè Far From Heaven. Ambientato negli anni 50, è la storia di una tipica donna dell'epoca, tutta casa, chiesa e messa in piega, che scopre l'omosessualità del marito e trova conforto nell'amicizia con un uomo di colore, venendo giudicata perché amica di un nero, mentre il marito può liberamente continuare a fare il bigotto di giorno e il peccatore di notte, purché non se ne parli per salvare le preziosissime apparenze. Il film tematicamente è molto interessante, ma è lo stile, il particolare, che risalta all'occhio. Perché è girato come se fosse veramente un vecchio film dell'epoca, con quella patina retro, quello stile di recitazione molto melò, con una regia ferma, precisa e senza fronzoli. Nel 2007 Haynes realizza un progetto molto particolare, cioè I'm Not There, biopic unico nel suo genere, ispirato alla vita del cantante Bob Dylan. Quello che rende particolarissimo questo film è il fatto che il personaggio di Dylan viene raccontato attraverso sei figure metaforiche che hanno avuto un enorme impatto sulla sua formazione artistica. Il poeta Arthur Rimbaud, il bluesman truffatore Buddy Guthrie, il profeta del folk Jack Rollins, la stella del cinema Robbie Clark, il martire del rock Jude Quinn e il fuorilegge Billy the Kid. Il cast è stellare: Christian Bale, Kate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger, la musa Julianne Moore. Per un film che non ha niente di tradizionale ed è una visione super consigliata, anche questo film, I'm Not There, lo trovate su Amazon Prime Video. Nel 2015 Haynes realizza Carol, altro bellissimo film d'epoca, tratto dal romanzo del 1952 The Price of Salt dell'autrice Patricia Highsmith. Qui Haynes tocca delle vette stilistiche davvero entusiasmanti. Il film è di una bellezza visiva e di un rigore registico pazzeschi. Carol racconta la storia d'amore tra una donna matura dell'upper class e una 19enne figlia della working class emergente della New York degli anni 50, magistralmente interpretato da Kate Blanchett e Rooney Mara. E anche Carol lo trovate su Amazon Prime Video, visione consigliatissima. Negli anni successivi Haynes esce un po' dalle sue tematiche classiche, dalla sua comfort zone, per realizzare due film che convincono il giusto. Il primo è Wonderstruck del 2017, tratto dalla graphic novel di Brian Selznick, lo stesso autore di Hugo Cabret per intenderci. È un discreto romanzo di formazione che racconta la storia di un ragazzino e una ragazzina che scappano di casa. Lui in cerca del padre, lei in cerca della madre. Queste due fughe avvengono in epoche diverse, ma poi si riuniscono in un'unica timeline nella quale i protagonisti riescono a ispirarsi e aiutarsi a vicenda. Film carino, se vi va lo trovate su Amazon Prime Video. Nel 2019 esce Dark Waters, storia dell'avvocato Robert Billiott, interpretato da Mark Ruffalo, e della sua battaglia legale contro la DuPont, industria di prodotti chimici che negli anni 90 ha inquinato l'intero sistema idrico di Parkersburg in Virginia. Film fatto bene, per carità, però senza picchi, senza infamia e senza lode, non aggiunge nulla alla cinematografia di Haynes, sinceramente. Però se siete curiosi, anche questo è su Amazon Prime Video, per fare una bella retrospettiva su Todd Haynes. Perché dico che questi film non sono poi così entusiasmanti? Perché in un certo senso tradiscono la matrice, lo stile unico del regista californiano. Haynes infatti dà il meglio di sé quando mette il suo stile al servizio di personaggi femminili, perché riesce a carpirne la profondità, le contraddizioni, ma soprattutto la forza e in un certo senso la ferocia, letta come mancanza di innocenza. E questo secondo me è estremamente rivoluzionario. In un cinema, soprattutto quello americano, in cui la donna è quasi sempre raccontata come un essere monodimensionale, preda delle passioni e dell'innocenza a prescindere. E arriviamo al 2023, anno in cui Todd Haynes realizza May December, che ad oggi, secondo me, è il suo film più bello. Di cosa parla May December? May December è ispirata ad una storia vera che sconvolse gli Stati Uniti negli anni 90. La storia di May Kay Letourneau, una professoressa ai tempi trentenne, accusata di aver stuprato un suo studente di soli 12 anni di nome Vili Fualau. La donna rimase incinta dopo quel rapporto che il mondo definì stupro, ma che i due protagonisti hanno sempre chiamato con un altro nome, cioè amore. Mary Kay Letourneau ha scontato ben 4 anni di carcere, durante i quali ha dato alla luce una seconda figlia, concepita sempre con un giovanissimo Fualau, e al suo rilascio nel 2004 i due si sono sposati, per poi divorziare nel 2019. Nel film noi conosciamo la coppia formata da Grace Hunterton e Joe Yeoh, interpretati da Julianne Moore e Charles Melton.
Lei cinquantenne, lui trentenne, con tre bellissimi figli, una bellissima casa, una vita familiare apparentemente idilliaca. La loro storia riprende quella di Le Tourneau e Fualau. Gracie e Joe infatti si sono conosciuti quando lavoravano entrambi in un negozio di accessori per animali. Lei trentenne, lui appena tredicenne. Gracie era già sposata con due figli, ma tra lei e Joe nasce un amore incontrollabile che sfocia in una relazione sessuale clandestina. Ma un giorno i due vengono scoperti a fare sesso proprio nel retro del negozio dove lavoravano insieme. Lei viene denunciata perché negli Stati Uniti è illegale fare sesso con un minorenne, viene arrestata, processata e chiusa in carcere. Gracie in carcere si rende conto di essere incinta e il primo figlio di Gracie e Joe nasce proprio in carcere. Una volta libera, Gracie e Joe si sposano e hanno altri due figli, una coppia di gemelli. Da quel giorno sono sia membri rispettati della comunità in cui vivono, sia oggetto di continue speculazioni sulla natura del loro rapporto. La nostra esperienza di questa coppia, guardando il film, è filtrata dallo sguardo dell'attrice Elizabeth Berry, interpretata da Natalie Portman, che deve interpretare il ruolo di Gracie in un film e decide di passare del tempo a contatto con la coppia per entrare perfettamente nel ruolo di Gracie. La presenza di Elizabeth fa rivivere a tutti i protagonisti di questa storia il tortuoso percorso emotivo e psicologico che li ha portati ad essere le persone che sono oggi, a vivere le vite che vivono oggi. E proprio questa revisione fa venire a galla dubbi, domande, rimpianti, soprattutto nel personaggio di Joe, che secondo me è il vero protagonista di questo film. Perché Joe, interpretato da un meraviglioso Charles Melton, è la vittima di un abuso. Abuso da parte di una donna, Gracie, che fa dell'abuso, appunto, e della manipolazione la sua arma in tutti i suoi rapporti, anche con i figli e con la stessa Elizabeth. Gracie, in un certo senso, abusa di Joe anche adesso che lui è adulto e in teoria indipendente. E Joe in tutti questi anni non si è mai posto il problema di cosa stesse facendo della sua vita, perché dal momento in cui Gracie è entrata nella sua vita, Joe si è come fermato. Joe infatti è un tredicenne intrappolato nel corpo, nella vita e nelle scelte di un adulto, che però è figlio di un abuso molto violento. C'è una scena fantastica in cui Joe fuma la sua prima canna con suo figlio appena diciottenne ed è meraviglioso questo scambio di ruoli in cui il figlio vive la prima volta del padre, a dimostrare che la vita di Joe è completamente al contrario. Il personaggio di Elizabeth non è meno innocente e meno ambiguo di quello di Gracie. È evidente che anche lei è una donna indipendente e con una sessualità libera, matura, ma c'è una parte di lei che in un certo senso invidia Gracie, perché Gracie ha commesso il gesto massimo di predazione, ottenendo esattamente quello che voleva, cioè una vita con il totale controllo sugli altri. E Joe, esattamente come da ragazzino ha subito un abuso da parte di Gracie, nel film subisce un abuso da parte di Elizabeth. Non vi dico come, non vi faccio spoiler, perché il film va assolutamente visto. E va assolutamente visto in lingua originale, non mi fate incazzare. Stilisticamente, così come in Far From Heaven e in Carol, il regista Todd Haynes ha giocato con uno stile patinato anni 50, in May December Haynes gioca con il sovrastile delle soap opera, della fiction meno sofisticata, realizzando però un film molto sofisticato, creando una patina glossy e ovattata che però fa un enorme contrasto con la violenza dei personaggi e con una colonna sonora estremamente drammatica che parte nei momenti più impensabili, tipo quando Gracie si rende conto di aver finito gli hot dog. I don't think we have enough hot dogs. L'ho già detto ma lo ridico, il giovane attore Charles Melton in questo film fa un lavoro mostruoso. La sua fragilità e la sua ingenuità ti fanno venire voglia di entrare nel film e abbracciarlo. God, I can't tell if we're connecting, if I'm creating a bad memory for you in real time, but I can't help it. No, no, we're connecting, Dad. It's okay. Il suo è il ruolo della vittima designata in questo universo femminile abitato da donne rettili, melliflue, pericolose, che mordono, avvelenano, però poi non si prendono la colpa di averti morso e avvelenato,
ma incolpano la vittima di essersi fatto mordere. Il titolo stesso, May December, è il modo in cui nella letteratura romance, quella degli Harmony per intenderci, viene definita una storia d'amore tra due personaggi con età molto diverse tra di loro. E questo è un chiaro intento a voler definire il tono di questo film, perché, parliamoci chiaro, la storia di una donna matura che mette su famiglia con un dodicenne è materiale da rotocalco di bassa lega, da ore e ore di TV spazzatura. Eppure, dietro la patina gossipara di una storia del genere, ci sono più livelli di lettura dei personaggi che portano a profonde riflessioni su come certi traumi definiscano poi tutta la nostra vita, anche se in realtà proviamo a usare quel trauma per definirci nel mondo. Cioè, io non sono stato violentato da questa donna, io amo questa donna. Il film è anche una velata e affascinante analisi sul concetto di recitazione, soprattutto pensando al personaggio di Elizabeth, cioè Natalie Portman. È difficile capire quando è se stessa o quando stia imitando Grace o quando sta mettendo in scena il suo desiderio di essere come Grace. E alla fine anche Grace e Joe vivono in un'eterna recita. Insomma, May December è un film secondo me assolutamente da non perdere, e mi stupisce molto il fatto che in realtà se ne parli così poco. E il motivo secondo me è proprio perché si tratta di un film d'autore, ma con una tematica estremamente cheap e con due attrici così popolari. Se fosse stato un film francese con due attrici sconosciute, probabilmente oggi avremmo di fronte un nuovo Anatomia di una caduta, come impatto sul pubblico internazionale. Invece no, in America è andato direttamente su Netflix e in giro per il mondo sta ottenendo un successo mediocre, inversamente proporzionale alla qualità di questo film. È una questione di miopia intellettuale, ma se volete un consiglio, mettetevi gli occhiali e andate a vedere May December. May December di Todd Haynes lo trovate, spero, ancora al cinema. Film veramente raffinato, elegante, girato bene, interpretato benissimo, è veramente un thriller della psiche. E adesso ci abbiniamo una birra che ha altrettanto stile ed è altrettanto raffinata. La birra che ho deciso di abbinare a May December è la Gueuze Mariage Parfait del birrificio Boone. Qui siamo veramente all'apoteosi dello stile. La Gueuze è una birra acida, è una birra che viene fatta fermentare senza i lieviti classici della birra, ma con i lieviti aerobici presenti nel birrificio. Il lievito selvaggio, unito al processo di ossidazione del mosto, dà un sapore acido alla birra che poi viene tenuta in botte. Ovviamente più anni passa in botte, più questa birra diventa acida, e i birrifici come Boone cosa fanno? Blendano, cioè prendono birre più vecchie, quindi più acide, e birre più giovani, quindi meno acide, e le mischiano prima di imbottigliarle in un blend che appunto viene definito mariage parfait, il matrimonio perfetto, per creare una birra con la perfetta dose di acidità. Ho scelto di abbinare questa birra a questo film perché spesso le persone vengono giudicate in base ai loro gusti musicali, ai loro gusti cinematografici, ai loro gusti di letteratura, anche ai loro gusti birrai. E a volte quando ti piacciono delle cose un po' più alte o delle cose che piacciono a pochi invece di piacere a tutti, viene definito un po' snob. Ecco, questa è una birra snob, e viva le cose snob! Basta demonizzare le cose che piacciono a pochi e a esaltare le cose che piacciono a tutti. E May December è un po' come questa birra. Probabilmente piacerà a pochi, ma è un grandissimo film. La birra nel bicchiere si presenta perfetta, ha questo colore arancione scuro, quasi di pesca, estremamente matura, perché come ho detto prima il mosto di partenza è un mosto ossidato, ma c'è una bella schiuma persistente. Wow, il naso è difficile da definire, il naso. Il naso. Al naso arriva questa forte sensazione, è brutto da dire, ma è così, della frutta andata male, che raggiunge quel livello di acidità che ti punge il naso. Wow. In bocca è una goduria. Appena entra in bocca ti punge i lati della lingua con la sua acidità, però poi diventa estremamente zuccherina verso la fine, e in bocca ti va a creare un equilibrio pazzesco tra la parte acida e la parte dolce. Questa è una birra che io adoro, per un film che ho adorato. Non è una birra per tutti e la amo proprio per questo. Viva le cose per pochi! È dalla versione di Barley tutto. Buona visione, buona bevuta e non fermatevi alla prima.